difesa dalla vallata del Camaro e dell'intera città di Messina, sorse sulla cima di Monte Piselli nel 1540 il monumentale Castel Gonzaga. La grande fortezza, indubbiamente la più importante e nello stesso tempo la più integra dell'intera città. Il Gonzaga faceva parte dell'articolato programma di rinnovamento delle fortificazioni delle principali città del Regno di Sicilia, avviato dall'imperatore Carlo V d'Asburgo dopo il suo viaggio nell'isola nel 1535. Il viceré di Sicilia Don Ferrante Gonzaga, di manzoniana memoria, al cui nome è legata la struttura messinese, dispose l'attuazione del piano imperiale, affidandone la realizzazione all'architetto Antonio Ferramolino. Il castello controllava uno dei più importanti accessi della città, che percorrendo la vallata del Camaro giungeva presso le mura cittadine. Utilizzato durante l'ultimo conflitto mondiale come batteria contraerea della Milmar, fino al 1973 è stato utilizzato dall'esercito italiano. Il Castel Gonzaga, costruito in appena 5 anni, sorge ad un'altezza di 160 metri, con una pianta stellare irregolare, con 6 bastioni, di cui 4 ad angolo acuto che seguono la conformazione accidentale del suolo, circondato interamente da un profondo fossato. L'aspetto esterno è massiccio, con i baluardi rivestiti da blocchi di calcare, con la decorativa cornice marcapiano semicircolare. Si accede al suo interno passando da una porta dotata ai lati da feritoie per la fucileria e da un tempo anche di un ponte levatoio. L'interno è composto da 2 piani, dotato da ampi ambienti con volta a botte illuminati da una piccola corte interna. Una lunga e suggestiva galleria percorre l'intero perimetro del castello. Sul terrazzo si trova una piccola cappella a unica navata che presenta sopra il portale d'ingresso una targa marmorea del 1753, in cui si avverte che al suo interno non si gode del diritto di asilo. Sulla cima del castello, lungo i camminamenti di ronda, si domina un paesaggio incomparabile sulla città e lo stretto. Il Castel Gonzaga, nonostante la sua importante e suggestiva struttura, a pochi passi dal centro cittadino, e nonostante l'intero restauro completato quasi 10 anni fa, non è aperto al pubblico. Una vera e propria occasione sprecata per dotare la città di un prestigioso contenitore culturale, che aspetta un suo definitivo recupero.